Buonasera, vi aggiorno su quella che è la situazione sanitaria a Torino. Vi dico subito che il numero dei contagiati da Covid è in continuo aumento. Dai dati ricevuti tanto dalla ASL che dalla prefettura, in questo momento ci sono circa 200 casi di contagio a Torino. E questi numeri non possono che aumentare se consideriamo che tanto ieri sono stati fatti dei tamponi su cittadini torittesi a Toritto e che domani se ne faranno altri. E quindi con il numero dei probabili positivi al Covid, anche questo numero che mette paura, impressionante, di 200 potrebbe essere superato. Questi giorni in cui non ci sono stati comunicati e non ci siamo sentiti, non è che il sindaco o l'amministrazione non ha fatto nulla. Questi giorni sono stati impegnati per avere contatti con le strutture sanitarie a Bari, con il Dipartimento di Prevenzione, con la Direzione Generale della ASL. Mi sono sentito tanto con il sindaco di Grumo che con il sindaco di Bineto. Alcune cose sono state fatte. Stamattina sono stato con, dicevo, il sindaco di Grumo e il sindaco di Bineto a Bari presso il Dipartimento di Prevenzione. Abbiamo parlato con il dottor Lagravinese e oltre a scongiurare la chiusura del punto sanitario a Grumo, ottenendo anche un aumento, la promessa di un aumento del personale sanitario presso quella struttura, da lunedì a Grumo verrà installata una tenda militare dell'esercito con personale medico e amministrativo sempre dell'esercito, dove verranno effettuati il maggior numero di tamponi possibile. E quindi avremo una presenza maggiore di medici sul territorio e sono, diciamo, partiranno anche altre iniziative di presidi sanitari sul territorio. Anche a Torito. Questi dovrebbero partire dalla settimana prossima. Ma la cosa che ci tengo a dire di più è che noi possiamo fare tutti i tamponi che vogliamo. Noi possiamo mettere in atto tutte le iniziative che vogliamo. Ma se non seguono comportamenti virtuosi e responsabili da parte dei cittadini, da questa situazione non ne verremo mai fuori. Adesso non voglio fare la morale a nessuno, non intendo farlo, però chiedo ai miei cittadini di essere responsabili, di comprendere che dei comportamenti sbagliati mettono a rischio la salute di tante persone. E non tutti sono in grado di venirne fuori bene da questa malattia. E quindi si rischia davvero di far del male a persone fragili, a persone che non hanno la forza di superare questo momento. E quindi ancora una volta vi chiedo come sindaco, come vostro concittadino, come vostro amico, di essere responsabili, di essere attenti a quello che si fa. Perché comportamenti irresponsabili possono avere conseguenze gravi sulla salute di altri cittadini, spesso di persone legate allo stesso nucleo familiare, a bambini o anziani. E quindi davvero impegniamoci a essere responsabili. Buona serata, vi terrò aggiornati su altri sviluppi che sicuramente ci saranno. Di nuovo, buona serata.